Buongiorno, sono il dottor Alberto Busa, sono odontoiatra specialista in chirurgia odontostomatologica e oggi vi parlerò di lesioni cariose, quindi della carie, delle problematiche ad essa legate e della prevenzione che possiamo attuare per evitare questo problema. Dunque, la carie è un processo infettivo a carico dell'elemento dentale, quindi del dente. Essa colpisce le strutture che sostengono il dente, quindi lo smalto, la dentina. Talvolta quando una carie, una patologia cariosa diviene profonda e importante, va a lambire l'organo pulpare, il cuore del dente, la parte più sensibile, e quindi a determinare anche un dolore importante per il paziente. Dunque, esiste una suscettibilità individuale per quanto riguarda la patologia cariosa. Non tutti i pazienti ne vengono colpiti in maniera uguale. Sicuramente una dieta ricca di zuccheri può essere un problema. Una dieta ricca di zuccheri causa una maggiore incidenza di lesioni cariose, ma anche l'igiene domiciliare è molto importante. Lo spazzolamento, l'utilizzo del filo è raccomandato per evitare lo sviluppo di questa patologia, di questa problematica. Quando abbiamo una carie che non coinvolge la polpa, quindi coinvolge soltanto lo smalto e la dentina, è possibile curarla attraverso un'otturazione. Rimuoviamo il tessuto cariato, il tessuto malato del dente, e ricostruiamo un materiale estetico di tipo composito, e quindi eseguiamo un'otturazione. Diversa è la situazione quando la carie diventa profonda e quindi va a coinvolgere la polpa del dente. A questo punto dobbiamo intervenire con una terapia canalare che consiste nella sagomatura, nella detersione, nel sigillo del sistema canalare, in modo da evitare ulteriori danni a livello parodontale e a preservare l'integrità dell'elemento. Non esiste una tempistica uniforme per quanto riguarda la sostituzione delle otturazioni. Talvolta delle otturazioni possono durare per molti anni, anche per tutta la vita. Talvolta è necessario sostituirle. È necessario eseguire un esame accurato da parte del dentista per valutare eventuali infiltrazioni, fratture o quando un'otturazione magari non è più competente ed è il caso di sostituirla, onde evitare problematiche maggiori e quindi una distruzione dentale più importante. L'anestesia non è sempre necessaria. Quando abbiamo carie soprattutto di tipo superficiale, quindi non profonde, talvolta non è necessario eseguire l'anestesia. Quindi la situazione va valutata caso per caso, ecco.